Anche Salerno si è mobilitata per la giornata mondiale contro il cancro infantile. Ideata da Childhood Cancer International, rete mondiale di 183 associazioni locali e nazionali guidate da genitori di 93 paesi in 5 continenti, nel 2017 è giunta la 15ª edizione. A mobilitarsi a Salerno la FIAGOP, la Federazione Italiana Associazione Genitori Onco Ematologia Pediatrica e l'Associazione Ematologia Oncologica Pediatrica, in collaborazione con il Comune capoluogo, anche per lanciare un messaggio alla Regione Campania sulla necessità di avere centri d'eccellenza. A Salerno, come in altre città italiane, simbolicamente c'è stato da parte degli studenti della scuola Vicinanza un lancio di palloncini. Purtroppo è un problema non molto conosciuto, il problema del cancro pediatrico, e in Campania c'è molto da lavorare, perché ancora oggi, pur avendo il maggior numero dei bambini, circa 150 nuovi casi ogni anno, non abbiamo in regione un centro di eccellenza, e quindi l'impegno anche verso la sensibilizzazione verso i nostri amministratori, affinché si rendano conto che il problema esiste e che va affrontato nel migliore dei modi, perché quando si ammala un bambino si ammala tutta la famiglia. Quindi è purtroppo in Campania è ancora molto elevato il tasso di emigrazione. È un gesto simbolico voluto dall'Associazione Nazionale Genitori per le malattie, per sostenere quelli che sono innanzitutto la ricerca e poi per sostenere e per tutelare i diritti dei genitori e dei bambini, in modo particolare malati di cancro. Noi qui a Salerno abbiamo l'Open, che è un'associazione che da anni praticamente è impegnata per sostenere questi diritti, per aiutare sia i bambini che i genitori, chiaramente in questo percorso tragico che purtroppo tantissimi, c'è un aumento esponenziale purtroppo dei casi di cancro in pediatria.